Denunciato all'autorità giudiziaria, un fanese per guida in stato di ebbrezza, risultato positivo all'alcol test superando i limiti di legge consentiti, emersi dagli accertamenti svolti dalla volante del commissariato di Fano. La polizia ha provveduto al ritiro immediato della patente e affidamento del veicolo a terzi. L'uomo era stato sorpreso con stato alterato nella serata di sabato scorso, lungo la Flaminia, nei pressi di un distributore che inveiva con un coltello al contro alcuni passanti. Questi ultimi hanno subito allertato il 113, riuscendo a bloccare l'uomo e sottoponendolo a controllo. I poliziotti, inoltre, hanno trovato all'interno dell'abitacolo del veicolo una grossa roncola, successivamente sequestrata, e hanno proceduto nei confronti dell'uomo per il reato di porto ingiustificato di arma di punta e da taglio, atta ad offendere.